Sono tornato al Verano per questa seconda parte. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno visto la prima parte, il primo video. Siete stati veramente tanti, tantissimi. Avete lasciato anche tanti commenti utili, soprattutto per delle indicazioni. E quello che ne è uscito fuori è emozione, commozione, ed è questo che si prova venendo in un luogo come bellissimo come questo. Quindi oggi andiamo a cercare altri personaggi famosi. Allora, per prima cosa, come mi era stato segnalato, andiamo a cercare Monica Vitti, perché Monica Vitti è stata spostata e posizionata in terra, quindi non più nell'oculo che avevamo visto, ma in terra. Quindi numero 132, andiamo a trovare la grande Monica. Eccola qua, finalmente, Monica Vitti, bellissima. La tomba è nuova, curatissima. Dunque abbiamo trovato nel riquadro 132, la tomba numero 139, nella zona ampliamento siamo la nuova finalmente posizione dove riposa Monica Vitti. Quindi grazie a chi aveva segnalato questo spostamento. E volevo sottolineare anche come il cimitero del Verano è curatissimo e pulitissimo. E poi dipende da alcune tombe, purtroppo, che sono magari un pochino più disadorne, forse alcune abbandonate, ma quello dipende anche dalle famiglie. Ma il Verano, come vi sto facendo vedere, è un posto veramente curato, organizzato e pulito. È un posto che commuove ed emoziona per la bellezza monumentale, come dicevamo. Dopo Monica Vitti rimaniamo nella zona ampliamento e vediamo quello che troviamo, qualche altro personaggio celebre da omaggiare. E sempre nella zona ampliamento troviamo al riquadro 131 la tomba di Gianni Rodari, scrittore, poeta, giornalista, un altro personaggio illustre da non dimenticare. Eccolo qua, scomparso a Roma, lui di Omegna, nel 1980. Ci sono dei garofani sopra, la tomba di famiglia Gianni Rodari. Allora, proprio di fronte alla tomba di Alberto Sordi, che ve la indico, è là, ve la ricordate, riquadro 145, c'è qui la tomba di famiglia di Anton Giulio Maiano, regista, considerato un po' il padre del teleromanzo, dello sceneggiato. E questa è
la tomba di famiglia, proprio, ripetiamo, sulla strada, lassù lì c'è la cappella dove riposa Alberto Sordi. Ecco, io mi trovo qui, siamo ai confini della zona ampliamento con il vecchio reparto e adesso andiamo qui a vedere se troviamo altri personaggi illustri, ce ne sono un paio qua. Come avete visto, la tomba di Rino Gaetano probabilmente è una delle più visitate perché è piena di adesivi, scritte, regalini, testimonianze e soprattutto praticamente ci arrivate perché trovate scritto quasi un'indicazione sui muri per arrivare al riquadro 119, siamo sempre in zona ampliamento. Vedete? Addirittura qui all'esterno c'è indicato Rino per far capire dove si trova. E nella stessa zona, al riquadro 119, c'è anche il compianto Sinisa Mihajlovic che riposa qui, purtroppo un'altra di quelle scomparse dolorose nel mondo del calcio, quindi anche Sinisa è praticamente vicino a Rino Gaetano. Quello che vedete laggiù è il semenzaio. Adesso noi andiamo verso sinistra, verso il vecchio reparto. Nella zona ampliamento che abbiamo appena visto e rivisto praticamente, dalle parti di Monica Vitti riposano anche Gillo Pontecorvo, Luigi Magni, altri due grandi registi. Sempre nella zona ampliamento c'è Anna Longhi, una delle attrici feticcio di Alberto Sordi, e poi il cantautore Bruno Martino, Carlo Delle Piane, che è praticamente impossibile trovarlo, veramente una caccia al tesoro, è troppo spesso dimenticato, Carlo Delle Piane.
eccolo qua, Ciccio Ingrassia, scomparso nel 2003, un po' d'ombra. Siamo nella zona vecchio reparto, riquadro 18. La tomba di Ettore Petrolini. Eccola qua. Dalla bocca tua cantò l'anima di Roma. Stiamo attraversando la zona israelitica per andare a Monte Portonaccio a trovare la tomba di Bud Spencer, Carlo Pedersoli. Glielo dovevo, ve l'avevo fatta vedere in foto e adesso, tragitto lunghissimo da punto a punto, cerchiamo di arrivare. Praticamente quella è l'entrata Portonaccio, a destra, eccola qui, la cappella dove riposa il grande Bud Spencer. Ci sono dei fiori freschi, un lumino, una rosa bianca ed eccolo qua. Speriamo che si possa vedere. Eccolo, con bandiere della nazionale, lui grande sportivo, mitico Bud Spencer. Qui siamo nel reparto evangelici ed ex evangelici, quasi all'uscita sulla Tiburtina. Ecco qui la tomba chiusa di Edoardo De Filippo, il grande Edoardo De Filippo. Hanno, vedete, queste sorta di cancelli fatti di ferro che rappresentano dei rami. Allora, fa un po' più caldo, ho tolto il cappello, siamo nel reparto evangelici, Edoardo De Filippo era nel reparto ex evangelici, 100 metri più avanti troviamo l'altra famiglia De Filippo, quella di Peppino e di Luigi, il figlio, e accanto all'imponente e molto bella cappella di Claretta Petacci, un altro pezzo di storia, della nostra storia, è importante anche far vedere questo. Qui sulla scena della storia e dell'universo. Anche questo è un cancello in ferro. Qui qualcuno ha lasciato due sigarette. Vedete, all'interno forse non si riesce a vedere, comunque Luigi sopra e Peppino sotto.
E siamo fuori. Anche per questo secondo appuntamento è tutto. Iscrivetevi, scrivete. E ancora un ringraziamento a tutti voi che avete così affollato il primo video. Vi consiglio di venire a fare una visita al cimitero del Verano, perché è pulito, curatissimo, ci sono indicazioni, non potete perdervi, ci sono servizi, bagni, c'è la navetta che vi può portare dentro. Insomma, se c'è qualche tomba lasciata così, non è certo incuria del cimitero, ma della famiglia, come dicevo all'inizio. Ci sarebbero stati tanti altri personaggi da venire ad omaggiare, ma tant'è, il tempo è tiranno e per il momento è tutto. Ciao!